Hello there! Il video di oggi è un video un po' diverso da quelli che faccio di solito, infatti è la mia shower routine, quello che faccio quando faccio la doccia, i prodotti che uso e quindi si parlerà anche di hair care, quindi come curo i miei capelli anche se non faccio niente di strano, e skin care, quindi quello che faccio per la mia pelle. Ovviamente sono consigli che vi posso dare io come se fossimo amiche, non c'è niente di professionale, i prodotti che uso potrebbero non essere super bio, super naturali, io non ne ho idea, non sono esperta di queste cose, quindi io vi semplicemente dico che cosa faccio e spero che magari ci sia qualche consiglio, qualche spunto che potete prendere, magari anche solo di qualche prodotto da comprare. La prima cosa che faccio è ovviamente fare la doccia, quindi vado e faccio la doccia e sotto la doccia faccio delle cose in un ordine ben preciso. In pratica, per prima cosa mi lavo i capelli. Per lavare i capelli utilizzo questo shampoo che è l'ultra dolce della Garnier e il mio preferito, il mio gusto preferito è al cacao e all'olio di cocco, e tra l'altro questo è per capelli lisci o da lisciare. I miei capelli sono lisci e sono anche da lisciare, quindi questo prodotto è perfetto. Come balsamo non utilizzo balsami, diciamo, che vengono venduti al supermercato oppure è molto difficile da trovare. Questo qui è della L'Oréal ed è il Professionnel Paris e si chiama Intense Repair, quindi è praticamente per i capelli davvero davvero danneggiati. Quando ero bionda mi facevo i colpi di sole, quindi mi decoloravo i capelli, anche se solo in parte. Poi ho fatto tante tinte, ora mi continuo a fare una volta al mese la tinta nera, quindi i miei capelli sono abbastanza secchi e questo prodotto qui me li ammorbidisce da morire. Infatti è praticamente un grasso, non lo consiglio assolutamente alle persone che hanno i capelli normali oppure oleosi, perché questo vi farebbe, non so, cadere l'olio dai capelli. Questo è veramente grasso, questo è veramente da utilizzare per chi ne ha bisogno, quindi se anche voi avete dei capelli secchi comprate il L'Oréal Professionnel, non so dove potete trovarlo perché questo me lo dà mia zia che è una parrucchiera, però assolutamente nei negozi un pochino più specializzati nei capelli lo trovate. Questo balsamo può essere anche messo e tolto praticamente dopo un minuto e già si vede il risultato, io però preferisco tenerlo su un po' di tempo ed è per questo che mi lavo i capelli come prima cosa. Infatti mentre il mio fantastico balsamo è su, mi lavo. Il bagno schiuma che sto utilizzando in questo periodo è il Coconut Passion e quindi al sapore, al profumo di cocco, e questo in particolare è di Victoria's Secret, ma ovviamente ci sono tantissimi bagno schiuma a questo profumo. Questo non ha niente di particolare, semplicemente è un bagno schiuma e a me appunto piace per il profumo. Dopodiché, uscita dalla doccia, è il momento dei capelli, quindi vado nel mio bellissimo bagno e con i miei capelli belli bagnati inizio a spazzolarli. La prima cosa che faccio è appunto spazzolarli, perché nonostante il balsamo, nonostante lo shampoo, comunque hanno bisogno di essere belli districati. Poi dopo averli pettinati per bene inizio semplicemente a fonarli con il phon, il mio bellissimo phon bianco, e così li fono e ci metto un po' di tempo perché sono abbastanza lunghi. Una volta che i miei capelli sono asciutti, diciamo che a me piace anche ogni tanto piastrarli, non lo faccio sempre altrimenti i miei capelli sarebbero ancora più rovinati di così, però ogni tanto mi piace farlo. In particolare non li piastro proprio piastrati, ma magari prendo le punte finali, prendo le parti che hanno tanti capelli, così li cerco di riordinare un po', e soprattutto questi due ciuffi davanti, perché a me questi ciuffi mi fanno tutte le onde, però io naturalmente avrei dei capelli praticamente lisci. Dopo averli piastrati in parte, praticamente piastrati, passo a utilizzare un olio sui capelli, che è questo olio qui, Bio Silk, ed è un olio che praticamente anche questo qui mi ha dato mia zia, non so se lo vendano in questa confezione oppure sono io che ce l'ho piccolina, comunque un olio che non è un olio per proteggere o fare qualcosa, ma è diciamo per nutrire un po' i capelli, infatti lo metto da qui in giù più o meno, non qui perché altrimenti appunto essendo un olio li olierebbe subito, quindi no, l'utilizzo qui che appunto sono le parti più rovinate, le parti più secche, quindi serve ancora più nutrimento e metto un po' di olio. Passando alla skincare routine, utilizzo due prodotti, praticamente io sono molto semplice in queste cose perché veramente non ho necessità di utilizzare molti prodotti, la mia pelle è una pelle che è, diciamo, una pelle mista, una pelle normale, non è né troppo secca né troppo oleosa per fortuna, quindi io utilizzo semplicemente una
crema idratante e questa è sempre di Victoria's Secret, se ve ne siete accorti mi è piaciuta questa collezione, quindi è sempre la vaniglia e il cocco, i miei due gusti preferiti, cocco e vaniglia, me la metto e questa veramente me la metto solo sulla faccia perché non mi serve, diciamo, non lo faccio mai sul corpo, però se me ne avanza un po' poi la metto sulle braccia e niente, con questa mi trovo molto bene perché l'unica cosa che serve alla mia pelle è essere idratata e questa lo fa molto bene. Una cosa che dovrei fare sempre, purtroppo certe volte mi dimentico, ma lo dovrei fare, è utilizzare un balsamo per labbra, quindi un burro cacao. Quello che ho utilizzato oggi è quello della IOS, che è praticamente una marca che fa questi fantastici burro cacao con la forma stranissima e con un profumo e gusto buonissimi, perché questi sì, hanno anche il gusto buono. E questo qui in rosa è al gusto di fragola, purtroppo in Italia non si trovano, non so se si trovino ma non penso, però potete usare qualsiasi burro cacao della vita, per esempio a me piace tantissimo utilizzare anche il Baby Lips alla menta, e quindi questo secondo me è un passaggio che bisognerebbe fare sempre anche durante la giornata, ma purtroppo io mi dimentico di farlo. Passando alla profumazione del nostro corpo, io come deodorante utilizzo il Dove Go Fresh al gusto di cetriolo, a me piace tantissimo anche il profumo di cetriolo, anche se hanno i profumi si sentono solo quando si spruzzano, ma poi durante la giornata non è che io odoro di cetriolo, meno male. Una cosa che invece è utile da mettere è il profumo e in questo periodo sto utilizzando That Moment dei One Direction, che ha una fantastica confezione, cioè io veramente questa confezione la adoro, è bellissima, non so se anche a voi piace, ma veramente sembra un gioiello. E sto usando questo profumo, che non è il solito profumo che mi piace perché ha tanto di fiori, a me di solito i fiori nei profumi non piacciono, però ha anche un retrogusto dolciastro amarognolo che io non so spiegare, che lo rende gradevole, mi piace, quindi me ne spruzzo sempre un sacco e ora lo spruzzo. L'ultimo passaggio, un passaggio che di solito faccio dopo la doccia perché altrimenti durante la doccia mi si rovinerebbe lo smalto, ed è appunto quello di mettermi lo smalto e ci sono i cani sotto che abbaiano. Il primo passaggio è con questo smalto della Rimmel, che è uno smalto trasparente, vabbè, nella boccetta sembra tipo rosso rosa, ma in realtà ovviamente è trasparente, e questo è per Nail Rescue, cioè per nutrire le unghie, per ripararle, per cercare di metterle a posto, perché io ne ho abbastanza bisogno, soprattutto perché io le faccio crescere di solito belle lunghe, quindi utilizzo questo qui della Rimmel e mi ci sto trovando davvero bene. E dopodiché passo al colore del giorno, a quello che voglio mettermi, e questa volta ho scelto questo smalto qui che è di American Apparel, e questo smalto è un colore bellissimo, ha un rosa super pastello come vedete, e qui mi sono messa solo una passata. Gli smalti di American Apparel sono i migliori in assoluto, sono quelli che promuovo come migliori, infatti ho altri colori che mi stanno finendo, voglio andare a ricomprarli. Gli smalti di American Apparel, se avete occasione di andare ad American Apparel a Milano, c'è mi sembra, oppure all'estero, andateci perché veramente ne valgono la pena. Quindi lo smalto di oggi è questo qui, di un bellissimo pastel pink. Questa era la mia shower routine, la mia hair care, la mia skin care e le mie unghie, un po' di tutto. Spero che abbiate apprezzato questo tipo di video di me che parlavo, e intanto vedevate anche degli altri video di me che utilizzavo questi prodotti, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete consigli appunto per unghie, capelli, pelle, e scambiateveli anche tra di voi, e anche fatemi sapere se magari avete utilizzato uno di questi prodotti o siete curiosi di farlo. Qui sotto nella descrizione ci sono ovviamente tutti i link per seguirmi negli altri social network. Ci vediamo al prossimo video, che come sapete sarà super prestissimo. Vi mando un bacio, ciao!